Lo conoscevano tutti il piccolo Jonathan fra i residenti di Via Romea Sud. La madre era sempre solita spostarsi a piedi con i bambini che frequentavano la scuola e l'asilo a pochi isolati di distanza da casa. Da un anno il padre stava tentando di vendere l'abitazione per spostarsi con l'intera famiglia in un'altra zona, forse in una zona meno pericolosa e più a dimensioni di bambino. Fra i commenti che abbiamo raccolto questa mattina, infatti, tutti quanti indicano Via Romea Sud come una strada dove le auto viaggiano a velocità troppo sostenute, con una lunga serie di incidenti avvenuti in passato e dove già più volte i cittadini si sono mobilitati per andare a chiedere al comune maggiore sicurezza, facendo addirittura partire una petizione con raccolta firme per cercare di far installare dall'amministrazione qualsiasi cosa, un autovelox, dei dossi, dei dissuasori, che obbligasse le auto a rallentare. Ma nessun intervento è stato mai apportato. 2 anni fa quel bambino di 12 anni è morto a 500 metri di qui, è morto. Qui ci sono dei morti, ci sono dei sinistri, ma qui sai cosa mi ha detto con me? Che sono la testa da cazzo, scusa la parola, perché qui va bene così. Questa è la lettera che ha scritto la Ferri del comune, dice tutto regolare, Fabri stai zitto e basta. Io etero. Quanto tempo fa avete raccolto questa firma? 102 anni fa. Lì c'è poi pescheria. Sì, sì, sì. E l'ha trascinato fino a... Qua, lì, lungo la via Travessi, in via Fano, ne hanno ucciso un altro, il padre di una parrucchiera qui che veniva e usciva dal bar. E se non era per me e mia moglie qualcuno lì, anche quella volta lì quell'elemento scappava. Un'altra volta lì di là uno fece un filotto, sempre questo comunitario, di 7-8 macchine, se non aveva rotto il radiatore da quale scappeva. Qui ormai è diventato il Far West, che uno fa il danno e poi dopo sfrecciano, vanno, no, dopo per quanto abbia potuto anche fare il comune, fare la pedonale, fare tutte queste cose qui, qui se non mettono dei sistemi di sicurezza, io... Ho girato nella vita per la pesca, per i miei divertimenti, per il lavoro. Passo in quelle comunità montane che ci sono 20 case, ci sono degli autovelox fissi. Ma quanto costa metterne un paio qui? Per se vuoi guardare anche la gente. Io non lo so. Qui quando si fanno le riunioni, io ho provato di farle col sindaco sul lago perché le famiglie numerose sono penalizzate. Ti passano la palla destra e sinistra, non c'è più colloquio fra politica e cittadino. Chi scappa viene a punirli di più, pochi controlli, non c'è controllo. La gente qui va a manetta, va forte e non ci sono controlli. E quando prendono uno che scappa, con lui dagli 20 anni di galera. La gente non scappa perché può capitare tutti in incidente, perché io non sono qui per dire che a me non mi capita, un atto di distrazione può capitare tutti, però uno non deve scappare, non deve scappare. Avevamo qui un centro con i vigili qui avanti 100 metri, hanno tolto anche quello. I vigili? Ah sì, qui avanti 100 metri di qui c'era una sezione. Poi dai, era uguale come adesso, perché oggi non vedete macchine di qua, perché erano proprio lì per, non so, per, se uno aveva bisogno di fare una denuncia, io per mia fortuna non ne ho mai avuto bisogno. Sfrecciano la sera con dei motori per arrivare là in fondo, non va neanche così forte a Misano.